Scienza di confine, una trasmissione condotta da Gianluca Roggero e Roberto Garosci. Benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Dreamland. State ascoltando Scienza di Confine. Io sono Gianluca Roggero e insieme a Roberto Garosci, che condurrà la seconda parte della trasmissione, ci occuperemo di argomenti, di fatti, di aspetti di cui la scienza ufficiale non si occupa, o per meglio dire non vuole occuparsi. Quindi parleremo di UFO, di fenomeni aerei misteriosi, di alieni, di ricerca di vita intelligente al di fuori dell'essere umano, al di fuori della visione antropocentrica. Parleremo di oggetti, reperti, manufatti che non trovano collocazione storica e che sfidano letteralmente i dogmi della scienza, quindi gli OPART, Out of Place Artifact. Ora, il fenomeno UFO si presenta in effetti con delle caratteristiche peculiari e complesse. Joseph Allen Hynek, che è stato un astrofisico della Northwestern University, che tra l'altro fu un consulente del Project Blue Book, ricordo per chi non lo sapesse, il Blue Book è stato l'ente aeronautico militare americano che ufficialmente indagava il mistero degli UFO nel periodo, in un ventennio, diciamo tra gli anni 50 e il 69. Nel 69 poi ci fu il rapporto Condon, che di fatto decretò la fine di qualunque ricerca ufficiale negli Stati Uniti, e quindi venne chiuso anche il Blue Book. Comunque Allen Hynek, che è stato consulente, scienziato consulente del Project Blue Book, è stato uno dei primi a cercare di inquadrare questa complessità di fenomenologia, cercando di darne una dimensione scientifica sulla base di come il fenomeno si presentava, e dando una vera e propria classificazione. Lui parlava appunto di dischi diurni, quindi oggetti metallici visti di giorno a distanze, diciamo, nell'ordine di qualche chilometro, delle luci notturne, quindi anche qui avvistamenti in certa lontananza, ma fatti per lo più di notte, di oggetti quindi dotati di luminosità propria, gli echi radar, quindi avvistamenti radar, quindi legati alle stazioni radar degli aeroporti, e poi la classificazione che qua la conoscerete probabilmente di più è quella degli incontri ravvicinati, quindi quelli del primo tipo, quindi oggetti visti invece a una vicinanza maggiore, parliamo nell'ordine di 100 metri. Gli incontri ravvicinati del secondo tipo, dove c'è anche una qualche forma di interazione, quindi parliamo di effetti per esempio elettromagnetici, auto che si spengono, effetti sugli apparecchi radio, televisivi, tracce nel terreno, effetti sugli animali, cani che si spaventano, uccelli che partono in volo. E gli incontri ravvicinati del terzo tipo, questi sono quelli più famosi perché sono stati trattati anche ampiamente da Hollywood, quindi incontri ravvicinati del terzo tipo, il film di Spielberg, dove oltre alla visione dell'oggetto o anche in assenza dell'oggetto c'è proprio la visione, l'interazione con degli umanoidi, gli occupanti di queste navicelle. Ora, prendendo spunto dal libro di Giancarlo Barbadoro, che ho citato già l'altra volta, quindi alla ricerca di intelligenze diverse, ecco, nella parte finale del libro c'è un capitolo che è dedicato proprio a quella che Giancarlo definiva, giustamente con una visione più allargata, la congiura del silenzio. La congiura del silenzio è uno di quei fattori che sono fortemente correlati e che caratterizzano la fenomenologia UFO, ma che hanno proprio delle caratteristiche peculiari. Diciamo che se volessimo scendere un po' più nel dettaglio, abbiamo il meccanismo della cover up e del debunking. Ora, perché distinguerli? Diciamo che la cover up, che potremmo definirla operazione di copertura, operazioni di copertura o insabbiamento, è molto legata ad ambienti militari
e governativi con le relative intelligence, basti pensare alla CIA o al KGB, mentre il debunking è più legato, più associabile agli ambienti scientifici, ma oserei dire parascientifici, e gli ambienti dei media giornalistici, quindi la stampa e le TV. Ora, per fare un esempio di cover-up militare, direi che un esempio proprio eclatante è il caso Roswell, quello dell'UFO crash del New Mexico del 1947, dove effettivamente l'ingerenza militare americana fu veramente più che evidente. Addirittura Jesse Marcel, che è stato uno dei militari che entrò in contatto con i resti di questo oggetto, subì una vera e propria persecuzione, proprio perché all'inizio aveva concesso interviste ai media e rilasciato foto dell'oggetto in questione. E a questo è legato, al discorso Roswell, è legato anche invece il discorso governativo. Basti pensare che il presidente Truman pare che proprio in conseguenza del caso Roswell abbia dato il via al Majestic 12, questo consesso di 12 esponenti militari e politici americani che avevano proprio il compito di, ovviamente in un assoluto segreto, il compito di gestire questo evento, questo UFO crash. C'è da dire che comunque un po' tutti i presidenti americani sono in qualche modo stati coinvolti con la cover-up. Basta dire che Nixon negli anni 60, cito testualmente, disse: "Non sono libero di discutere di quanto il governo sappia sugli extraterrestri o gli UFO in questo momento. Aspetto di essere informato sul tema." Negli anni a venire Jimmy Carter, che tra l'altro fu testimone e a sua detta proprio di un avvistamento UFO nell'ottobre del 69, durante proprio la campagna per diventare governatore della Georgia, e quindi Jimmy Carter, in effetti invece durante la campagna per diventare presidente degli Stati Uniti, disse formalmente che avrebbe fatto opera di rilascio di informazioni, di desecretazione delle informazioni. Ma come sappiamo, abbiamo visto poi dopo, tutto finì nel nulla. Basta dire che comunque anche in Italia quasi, non dico tutte le legislature, ma moltissime legislature hanno ricevuto interpellanze da parlamentari per avere informazioni sul fenomeno UFO, ma anche qui non c'è stata nessuna risposta. Almeno a tutt'oggi ufficialmente non c'è stata nessuna risposta. Per quanto riguarda invece il discorso del debunking, abbiamo detto quindi che è più legato ad ambienti scientifici e media. Debunking vuol dire letteralmente discredito, quindi vuol dire operazioni di discredito. Un esempio molto eclatante di come può funzionare il debunking, che certamente questo lo sappiamo, il fenomeno di banking non è certo solo legato al fenomeno UFO, ma anche ad altre fenomenologie, ad altri ambienti. Comunque, un esempio di come può funzionare è il caso di un contattista. Allora, ricordiamo che il contattista, anche qui nell'ambito della fenomenologia UFO, è un personaggio che non è testimone solo di uno o due avvistamenti, ma di proprio dice di essere in contatto con degli alieni, con degli extraterrestri. Spesso dice di avere un messaggio, porta delle foto ripetutamente, dei filmati, e insomma molto spesso sono questioni un po' dubbie. Un caso, forse il caso più famoso di contattista, è quello di George Adamski, americano, polacco, naturalizzato americano. Comunque, questo contattista italiano, Antonio De Rosa, il quale diceva appunto di essere in contatto con dei venusiani, di aver ricevuto da loro un messaggio. Ma cosa successe? A più riprese, quindi diciamo abbiamo tre momenti. Uno è agosto del 74, disse, dando proprio una data e un orario, cioè vale a dire le ore 12 del 28 agosto, disse che gli alieni sarebbero sbarcati. Ovviamente
Tutto questo ebbe anche larga eco presso la stampa, ci furono articoli su Gente, sulla Gazzetta del Popolo, La Nazione e quant'altro. Ovviamente alla data e all'ora prestabilita non si presentò nessuno. Ma la questione non finì lì, perché il De Rosa proseguì in questa azione nel 75, dove disse che gli alieni sarebbero sbarcati questa volta a Nora di Pula, a Cagliari. Qui si presentò addirittura con un camion pieno di attrezzature scientifiche, radiotrasmittenti, parabole, eccetera eccetera. Addirittura il sindaco, ci fu un notevole coinvolgimento pubblico, perché il sindaco, pensate, fece ripulire le strade. Ovviamente anche qui non si presentarono, il De Rosa subì una denuncia per truffa, salvo poi dopo 2 anni ripresentarsi, questa volta per l'ultimo exploit, chiamiamolo così, nel settembre 78. Qui fu invece a San Gemini, in provincia di Terni, dove anche qui disse di nuovo, sempre ripresentandosi con le suddette attrezzature, che sarebbero sbarcati appunto gli alieni. Pensate, qui ci furono addirittura 2000 persone ad aspettare lo sbarco di questi alieni, che ovviamente non si presentarono. Anche qui il De Rosa venne apparentemente perseguito, arrestato per truffa, ma dopo pochissimo tempo liberato. Ora, perché citiamo questo caso? Per capire come può funzionare il debunking. Metto in giro una voce fasulla in concomitanza con eventi veri per discreditare gli eventi veri. Infatti, coincidenza davvero strana, ma in fondo strana così non è, che sempre nel 73, 74 e soprattutto nel 78 in Italia, ma devo dire nel resto del mondo, ci fu una vera e propria ondata di avvistamenti. Uno di quei fenomeni che vengono definiti in ufologia flap, quando ci sono proprio moltissimi avvistamenti in un periodo di tempo particolarmente breve. Ora, un altro esempio di debunking, e qui potremmo dire che nel meccanismo del debunking emerge proprio la figura del debunker, no? Mi viene in mente il CICAP, il Centro Italiano Controllo Attività Paranormali, con tutte le sue figure di riferimento, cioè proprio una figura, una persona che si erge a scientista, scienziato, quello che volete, e che ha il diritto di dire ciò che è accettabile scientificamente o no, sulla base di che cosa non si sa. Comunque, per citare questo caso, questo invece è un caso davvero molto famoso, perché è il caso che avvenne la sera del 27 giugno del 59, dove uno strano oggetto volante si arrestò al di sopra della missione anglicana di Boyanai e venne osservato da una trentina di papuani, e da questo, infatti il caso è chiamato il caso Gill, da questo reverendo William Gill, diciamo che l'oggetto si trovava a un'altitudine di circa 170 metri, aveva la forma di un piatto rovesciato con una specie di ponte attorno al bordo esterno e 4 gambe sporgenti nella parte inferiore. Ora, il reverendo Gill ne fece un disegno, indipendentemente tutti gli altri testimoni furono chiamati in causa e controfirmarono, avvalorarono il disegno e la testimonianza del reverendo Gill. Addirittura pare che alcune figure di apparenza umana fossero visibili sul ponte e a un cenno di saluto di padre Gill risposero con un altro saluto. Ora, uno dei debunker principali americani in quel periodo fu il dottor Menzel, che qui un fisico, e ovviamente la spiegazione che diede lui fu la seguente. Allora, l'oggetto principale era il pianeta Venere, osservato in particolari condizioni atmosferiche. Che non si capisce quali furono queste particolari condizioni atmosferiche, perché non c'è riferito da nessuna parte. I 2 oggetti più piccoli, perché ci furono anche gli altri 2 oggetti vicino, erano a loro volta pianeti, Giove e qualche altra stella di prima grandezza. I fasci di luce blu che erano stati emessi dall'oggetto in realtà erano l'effetto delle nubi,
ma ripeto, non si capisce bene ste nubi dove fossero, e le figure sul ponte e le gambe sporgenti sotto probabilmente proiezioni luminose. Quindi ditemi voi, un oggetto visto a 170 metri, dove si vede addirittura proprio delle persone, chiamiamole così, gli umanoidi, che fanno dei cenni in risposta a un altro cenno, e questo è il pianeta Venere. In parole povere, il debunking funziona in questo modo: non può essere, dunque non è. Ora, prima di chiudere, volevo segnalarvi sull'argomento un articolo sempre di Giancarlo, che troverete su Shang Newspaper. L'articolo è allo stesso titolo del libro, tra l'altro, La ricerca di intelligenze diverse, e parla proprio di cover-up, parla di debunking, con una visione molto interessante, anche un po' filosofica o sociologica, se vogliamo, perché parla proprio di come la società maggioritaria imperante, lo status quo, ci impone un diktat e noi dobbiamo sottostare. Bene, con questo è tutto, io chiudo, lascio la parola a Roberto Garosci e vi mando un saluto. Ciao a tutti! Dreamland.
The Vision. Ciao a tutti, si continua a parlare di OPART, Out of Place Artifacts, ovvero sia gli oggetti fuori posto. C'è una definizione molto calzante di Giancarlo Barbadoro, fondatore di Radio Dreamland, data a riguardo, e così ve la leggo. Secondo la teoria degli OPART, la civiltà attuale sarebbe l'erede di un'antica cultura oggi scomparsa, ma sviluppata tecnologicamente su un piano decisamente superiore alla conoscenza del nostro tempo. Non c'è alcuna continuità con questo passato e a ricordarlo sopravvivono solo leggende, miti e appunto gli OPART, manufatti o reperti detti fuori posto, poiché la cultura cattedratica proposta dai media ordinari non sa come collocarli nella storia dell'umanità. Nella trasmissione di oggi cito alcuni fra i più famosi OPART che fanno parte della categoria inclusioni, ovvero sia quelli che sono stati scoperti appunto inclusi in vari tipi di pietre, pezzi di carbone, legno fossile e così via. Oggetti molto controversi per la scienza attuale che sostiene la linearità evolutiva della storia umana. Questi reperti di cui vi parlo oggi partono addirittura da 2 secoli fa, quindi sono stati esaminati, riesaminati e sono molto per questo in pieno contrasto storico. Iniziamo dal primo, che è il Dorchester Pot del 1852. Nel 1852, il 5 giugno, è apparso su una rivista scientifica American questo tipo di articolo, dove viene descritto che è stata fatta detonare una roccia al Meeting House Hill a Dorchester, a poche aste a sud della casa di riunioni del reverendo Mr. Al Hall o qualcosa del genere. L'esplosione ha scagliato fuori una massa di roccia grandissima, alcuni pezzi di peso di diverse tonnellate e frammenti sparsi in tutte le direzioni. Tra di loro era stato raccolto un vaso metallico diviso in 2 parti, rovinato dall'esplosione. Nel mettere insieme le 2 parti si formò una specie di vaso a forma di campana. Dall'altra parte ci sono 6 figure di un fiore, un mazzo splendidamente intarsiato d'argento puro, e intorno alla parte inferiore del vaso una vite, una corona, anch'essa intarsiata d'argento. Quello che poi sarà definito come oggetto praticamente è un portatubo o un candeliere, circa alto 11, qualcosa centimetri, un diametro di 16 e nella parte superiore uno spessore di circa 3 mm. Un aspetto e uno stile quasi identico a quello che ancora oggi si possono vedere in alcuni musei in India, tipo il Museo Nazionale di Mumbai, per esempio, ne ha uno esposto in una bacheca. E la somiglianza tra quello che è stato chiamato il Dorchester Pot e l'artefatto indiano è evidentemente una coincidenza molto grande, perché si direbbe che possono essere stati prodotti dalla stessa mano. Ma quello che incuriosisce di questo OPART è la pietra da cui è fuoriuscito. Oggi si chiama conglomerato di Roxbury, è di età precambriana. Secondo una più recente mappa di indagine geologica, nella zona di Boston Dorchester risale a ben 600 milioni di anni fa. Poi abbiamo un altro OPART, che è la statuetta di Nampa. A Nampa, nell'Idaho, mentre si stava effettuando una perforazione nel terreno per un pozzo, il titolare dell'azienda di perforazione, Mark Kurtz, nell'esaminare il materiale estratto a circa 90 metri di profondità, rinviene una statuetta di Creta, dalle forme ben definite umanoidi, alta circa 4 cm in un blocco di argilla. Esaminato più volte il reperto, ha mostrato le stesse particelle di argilla su di esso che facevano parte della terra argillosa che la sviluppava, e questa statuetta risale a più di 2 milioni di anni fa. C'è poi la campanella di Garuda, scoperta nel 1944. Dall'allora bambino Richard Anderson, che di questa campanella diciamo che ha fatto poi una ricerca per tutta la sua vita. Praticamente da ragazzino era stato incaricato dalla famiglia di fornire di carbone
la stufa di casa sua, nella sua casa di Buchanan, nel West Virginia, per cui lui va sotto in cantina, tira giù un po' di carbone preso nella contea di Upshur, lì vicino a casa. Mentre fa questo tipo di manovra, gli cade un pezzo di carbone praticamente dalla pala con cui stava caricando la caldaia, cade per terra, si rompe, intravede praticamente un oggetto che ne viene fuori. E il ragazzo, vedendo questo oggetto insolito, mette un attimo da parte questo pezzo per poi, dopo che ha caricato la caldaia, usando una mazzetta, colpisce il blocco di carbone bituminoso e che cosa salta fuori? Praticamente una piccola e ornata campana di ottone con un battacchio di ferro in punta. Prima lo pulisce con la soda e la spazzola di lavaggio e questo che stupisce è che il carbone è di quella particolare miniera nell'Upshur, dovrebbe risalire a circa 300 milioni di anni fa. Ma la cosa interessante di questo tipo di reperto, di questo Hobart, è che praticamente ha una figura che è sopra la campana, sopra questa campana, che rappresenta la divinità indù Garuda, che è comunemente collocato sopra la campana di Ganta, usata nel culto indiano, tibetano e nepalese. Queste campane sono generalmente in ottone e di solito decorato con una figura. Nel caso di quella del nostro bambino di Richard Anderson, un processo praticamente per vedere di che cosa era fatta questa campana ha rivelato che c'erano delle alte concentrazioni di elementi in vari materiali, tipo rame, stagno, iodio, zinco, selenio, diversi da qualsiasi produzione di leghe moderne conosciute. Quindi c'è da chiedersi perché questo artefatto così anomalo, scoperto in un blocco di carbone, praticamente cosa ci faceva, visto che parliamo di 300 milioni di anni fa. Abbiamo poi le nanostrutture dei Monti Urali. Qui siamo già nel 1991. Praticamente questi sono degli Hobart molto interessanti, perché hanno forma di bobina estremamente piccoli. Sono stati ritrovati vicino alle sponde dei fiumi Kozim, Narada e Balvanu in Russia e hanno suscitato un dibattito che è ancora in corso, perché queste strutture misteriose e minuscole ci fanno pensare che 300.000 anni fa può essere esistita una cultura in grado di sviluppare delle vere e proprie nanotecnologie. I manufatti sono stati inizialmente scoperti durante le ricerche geologiche legate alle estrazioni di oro dei Monti Urali. Questi esemplari includono bobine, spirali, alberi e altri componenti non ancora ben identificati. Qui sono entrati in ballo differenti enti di studio. Siamo in Russia, quindi diciamo che sono un pochino più aperti nei confronti di studi di questi tipi sugli Hobart e altre, diciamo, scienze alternative. Per cui in un'analisi fatta dall'Accademia Russa delle Scienze i pezzi più grandi che sono stati ritrovati sono per lo più di rame, mentre quelli più piccoli sono addirittura di tungsteno e molibeno. Anche se alcuni hanno affermato che queste piccole strutture non sono altro che detriti lasciati da razzi di prova lanciati dalla vicina stazione spaziale di Plenstek, un rapporto di Mosca ha stabilito che sono troppo vecchi per poter provenire dalla produzione moderna. Gli esemplari, infatti, sono stati ritrovati a una profondità che va dai 3 ai 12 metri in uno strato geologico databile fra i 20.000 e i 318.000 anni fa. Poi abbiamo un altro reperto, restiamo sempre in Russia, e si chiama l'asta dentata di Vladivostok. Questo è un reperto scoperto nel 2012, quindi siamo ancora nell'ambito di un Hobart che è estremamente dibattuto. Dimitri, che è un cittadino di Vladivostok in Russia, avrebbe notato qualcosa di strano in un pezzo di carbone portato a casa come combustibile per riscaldamento di casa. Prima una specie di catena dentata, metallica e di natura apparentemente artificiale all'interno del blocco di carbone.
Quindi il buon Dimitri ha contattato un biologo del distretto vicino per avere delle delucidazioni in merito. Il pezzo di carbone proveniva dalle miniere lì vicino, nella regione di Cancasis, e l'oggetto metallico con il carbone all'interno del quale era inserito sarebbe stato datato di 300 milioni di anni. Un oggetto di alluminio puro è improbabile, dato che 300 milioni di anni fa non esistevano nemmeno i nostri più lontani antenati, un pezzo di un'astronauta aliena, prova il fatto che la Terra sia stata visitata. La fantasia corre ovviamente in questi casi a degli scenari assolutamente fantastici, ma comunque questo pezzo metallico è risultato composto per il 90% di alluminio e del 2% di magnesio. L'alluminio puro, come in questo caso, è estremamente resistente all'ossidazione, e ciò spiegherebbe perché il pezzo di metallo non è andato incontro alla completa corrosione, così come ci si aspetterebbe dopo 300 milioni di anni. Del resto anche l'alluminio puro è molto difficile da trovare in natura, cosa che ne conferirebbe la natura artificiale. Difficile credere che in natura possano esistere forme molto simili a quelle delle moderne ruote dentate. Per finire abbiamo anche la ruota di Don Tenks nel 2008. Un curioso ritrovamento in una maniera di carbone nella città ucraina di Donostersk. Non potendo essere tagliato, perché è stato trovato praticamente nella galleria di una miniera, quello che ancora oggi c'è sono semplicemente delle foto, però è notevole vedere come questa pietra perfettamente tonda, trovata a 900 metri di profondità in questa miniera, e praticamente la si vede appesa, intagliata nel soffitto, risale anche questa a tantissimo tempo fa. È ancora visibile all'interno della miniera, ci sono ancora in corso degli accertamenti, ma quello che è difficile da capire è come è possibile che nella pietra in cui è stata scavata questa miniera ci sia una ruota di pietra che può essere un antico ricordo di quello che poteva esserci moltissimo tempo fa a 900 metri di profondità. Praticamente tanti di questi UPAT, quelli di cui vi ho accennato, sono stati considerati dalla scienza ufficiale come dei fake. Ce ne sono tantissimi. Oggi ho parlato così di quelli che sono diciamo i più famosi, tra quelli inclusi appunto nelle pietre e nei pezzi fossili ancora di carbone, di legno e così via. Ce ne sarebbero tantissimi altri e probabilmente non ci sarebbe neanche il tempo per illustrarli tutti, però questo discorso degli OPART è sicuramente molto interessante e vale la pena di approfondirlo nel tempo. Da Gianluca Roggero e Roberto Garosci, alla prossima trasmissione.